Il mio percorso è stato proprio così, cioè io fondamentalmente, Andrea, se tu lo sai, sono arrivato da te con in testa semplicemente un'idea, dicendo: guarda, io voglio fare questa cosa qui e ho bisogno di qualcuno che mi, diciamo così, mi prenda per mano, mi porti a realizzarla. E questo secondo me è stato il mio grande vantaggio, nel senso che molto spesso, diciamo così, nella mia vita, nella mia carriera professionale, ho ottenuto dei buoni risultati quando mi sono appoggiato a delle persone che mi hanno aiutato, delle persone di valore che stimavo. E in questo caso ho cercato di replicare lo stesso schema, cioè perché mettermi io a studiare tutta la parte di digital marketing per dare corpo alla mia idea? E mi avrebbe impiegato moltissimo tempo, energie, studi e poi magari non sarei riuscito ad arrivare ad un livello particolarmente elevato o magari ci sarei arrivato in 10 anni. Ma io non volevo sviluppare la mia idea in 10 anni, volevo farla nel più breve tempo possibile. E allora mi ricordo che sono arrivato da te, ti ho raccontato quello che avevo, e cosa stavo cercando, quello che volevo realizzare e insieme abbiamo costruito mattoncino dopo mattoncino questo passaggio. E per me è stato fondamentale proprio per questo, sia dal punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista consulenziale, perché tanto, diciamo così, tante domande, tanto, diciamo così, tanta parte di tempo anche è stata investita per chiarire le mie idee, perché ovviamente uno ha un'idea in testa e pensa che sia ottima e magari non vede delle potenziali criticità che possono esserci o non ha tutti gli strumenti per vedere se c'è poi un po' di ciccia, diciamo così, nel mercato, se c'è una valutazione da fare in questi termini. E insieme siamo riusciti a farla. E come ti stai sentendo? Ti senti a tuo agio ad essere guidato? Pensi che ce l'avresti fatta comunque da solo, o che ce l'avresti fatta ma in tantissimo tempo in più? E poi soprattutto, spezziamo una lancia anche in mio favore, come ti trovi con me? Ma guarda, io parto mentre parlavi pensavo a una cosa che secondo me è molto semplice, ma la più veritiera e secondo me la più indicativa, cioè io se dovessi tornare indietro, semplicemente chiederò di rifare lo stesso percorso, quindi di ricollaborare con te in questa direzione, di fare gli stessi passaggi che abbiamo fatto perché mi sono trovato molto bene e aggiungo anche una cosa, quando una persona si trova molto bene fa una bella esperienza. Ma se stiamo parlando in un campo come questo, dove comunque c'è un investimento di tempo e di risorse, di impegno, più che altro vuole che la cosa sia utile per rifarla. E quindi per me non solo è utile, ma è proprio stata fondamentale. Adesso non so, fra le persone che ci ascoltano, ma a me personalmente o a me o a un gruppo di amici, eccetera, tantissime volte è capitato che io stesso o qualcuno venisse fuori dicendo: ho un'idea, ho una grande idea, ho un grande progetto, lo realizziamo, facciamo così e cos'ha. Poi dopo, dico la verità, questi progetti rimangono sempre da qualche parte, o non si portano a termine, o si mollano, o rimangono nel cassetto, ci vogliono 20 anni per realizzarli. La verità è che purtroppo l'idea conta, ma conta fino a un certo punto. Dopo quello che conta davvero è essere riusciti a realizzarla, essere riusciti a darle una forma, metterla sul mercato, vedere che riscontri ha. E molto spesso le persone si arenano qui. E ecco perché io dico avere una persona che mi guida in questo percorso è assolutamente fondamentale, perché probabilmente non sarei riuscito ad arrivarci a termine, oppure mi sarebbe costato in termini di tempo un periodo lunghissimo. E poi stiamo parlando di qualcosa che si sviluppa sul web, dove c'è qualcosa che oggi va bene e magari fra 3 mesi non va più bene. E quindi nel momento in cui io arrivo a imparare qualcosa, magari questo qualcosa è già andato, è già stato superato da altro. E ecco perché io ho bisogno di una persona che mi segua e quello che ho scelto è di avere la consulenza, in questo caso la consulenza di Andrea, per poter dare forma al mio progetto, per poter testare in tutte le parti che mi mancano e poter avere quelle competenze che io non ho e che da un certo punto di vista mi interessa anche poco sviluppare, perché se so di poter contare su un professionista di questo tipo, io posso concentrarmi su quello che è il mio vero progetto, il mio vero business. Allora, a quel punto lì dico sì, è una cosa che mi è fondamentale. Come dicevo prima, se qualcuno ti guida, fai molto presto, anche perché tutti noi quando ci mettiamo, diciamo così, in un campo nuovo, ci accorgiamo che non è solo le cose che vedevamo da fuori, ma ti si apre una porta, ti si apre proprio un mondo e tutte quelle competenze lì ne hai bisogno per far funzionare le tue cose. Però tu da solo fai fatica a recuperarle oppure ti costa molto tempo e si sa, fai tanti giri a vuoto.
Quindi io, come diceva prima Andrea, giustamente secondo me ho scelto questa scorciatoia perché il mio obiettivo è arrivare appunto a realizzare questo progetto e questo prodotto e nel più rapido tempo possibile e con il maggior ritorno possibile. Ecco perché è la mia scelta che ripeterei assolutamente. Un'altra cosa me la sento ancora di dire perché in merito ai videocorsi, eccetera, ecco, secondo me quello che sta facendo la differenza nel nostro rapporto, nel lavoro che stiamo facendo insieme, è quello che dici tu. Tu sei un veicolo, sei uno strumento per accelerare, ma soprattutto per realizzare le cose, perché senza dover fare dei paragoni o altro, però ci sono diverse persone sul web che, diciamo così, ti insegnano come fare le cose. Ma qui non stiamo parlando di insegnare a come fare le cose, qui lo stiamo proprio realizzando insieme e quindi arriviamo alla fine di un percorso che quello che io volevo ottenere e costruire l'abbiamo ottenuto e costruito. Ti ringrazio ancora e a Grazie a voi, presto. grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Andrea, ciao.